Vieni che si fa il video su Deadpool e Wolverine. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. Camera and motherfucking sound. Ciao a tutti e bentornati alla versione estiva della versione di Barbie. Estiva perché siamo sporchi, puzzolenti e sudati. Episodio speciale con il mio fedele figliuolo Pablo Perri 85. Sono sempre molto felice di fare gli episodi con lui. Allora, in realtà non è vero. Cioè, non è che lo considero particolarmente intelligente, però è mio figlio, lo devo accettare per quello che è. Sì, sì, anch'io è veramente un momento speciale. Allora, in realtà non è che mi interessi molto partecipare a questo podcast per vecchi nostalgici. Sono quei momenti per te figo che potrebbero essere utili. Prima di cominciare vi ricordiamo, mi raccomando, importantissimo, di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutateci a far arrivare questo canale a più persone possibile. Come diciamo sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Brutti bastardi ciucciacazzi. Sarà un po' questo il mood del video. Quindi, brutte merde che avete passato gli ultimi anni della vostra vita a criticare la Marvel, vi è piaciuto questo film? Dove siete adesso? Non sento le voci di quelli che dicono la Marvel è finita, la Marvel è morta. Allora, diciamo che sì, la Marvel è finita, la Marvel è morta, ma questa settimana la Marvel è riuscita a ricreare un hype fuori di testa con una cosa che sapeva fare benissimo, cioè un film, e un'altra cosa che sapeva fare benissimo, cioè una notizia, una presentazione di un nuovo film, di un nuovo personaggio che è avvenuto al Comic Con di San Diego, dove hanno buttato lì la grande news del grande ritorno di Robert Downey Jr. Roberto Jr. torna nei panni del Dottor Destino. Ma cosa ne pensiamo di questa cosa? Cioè, è un colpo di genio o è la minestra riscaldata? Scrivetelo nei commenti. Allora, c'è un po' la paura del cosiddetto effetto soap opera, no? Dove i personaggi muoiono però poi tornano in un altro ruolo, in queste linee narrative infinite che non hanno senso. Mi ricordo che quando ero ragazzino io c'era Dallas in televisione. Allora, un'intera stagione di Dallas girava intorno al fatto che, se non ricordo male, su Ellen o Bobby era morto. E quindi la grande tragedia di questa serie era che questo personaggio era morto, per poi scoprire all'inizio della stagione successiva che questo personaggio non era morto, ma era stato tutto un sogno. Zan zan zan! L'effetto Dallas. Quindi ho un po' paura dell'effetto Dallas. Robert Downey Jr. torna come variante di se stesso. Quindi è fondamentalmente Tony Stark che, invece di crearsi l'armatura di Iron Man, si crea l'armatura del Dottor Destino. Vediamo come va a finire. Nel frattempo, però, ieri sera ci siamo goduti un film che ha i suoi difetti, che però ha un grandissimo pregio, cioè è estremamente divertente. Cioè, io non reagivo, proprio reagivo di gusto alle scene, gioivo, ridevo. Era tanto che non mi succedeva e non mi era mai successo in un film Marvel. Ah no? No, di divertirmi così tanto, no. Veramente mai. Perché te sì? Boh. Quindi, Deadpool e Wolverine. Di cosa parla questo film? Fondamentalmente parla di Deadpool che è diventato uno sfigato, lo possiamo dire? Sì. Quindi Deadpool decide di non essere più Deadpool e diventa uno sfigato. Vende auto usate e la sua fidanzata Vanessa lo lascia. E non si sa come. Non si sa come, non si sa perché, ma questo non mi ha dato particolarmente fastidio, perché questo serve, secondo me, a umanizzare il personaggio, no? Io l'ho detto spesso, soprattutto parlando dei film di supereroi. Mi piace quando il supereroe fallisce, diventa umano, sbaglia. E nei primi due film di Deadpool la storia d'amore era una roba grossa, ragazzi. Cioè, nel primo era una roba grossissima e nel secondo lei è assolutamente protagonista del film, perché tutto il film gira intorno al fatto che lei muore. Spoiler, vabbè, se non avete visto Deadpool 2 è un problema vostro. Bastardi di merda, pazzi di merda. E lui riesce a manipolare il tempo e lo spazio per alla fine salvarla. Quindi iniziare questo terzo film con questa storia d'amore finita
A me, sinceramente... Oh no! Amazon! La TVA! La TVA! Scusateci, ma la TVA ci ha bussato perché ci ha mandato... Una variante. Il cestello di popcorn di Wolverine. Magari, no, in realtà no. Quello di Dune però, che sembra una vagina, un ano gigante. Quindi, dicevo, iniziare questo terzo film con questa storia d'amore finita e con questo Deadpool sfigato, a me sinceramente è piaciuto. Poi però il film inizia a mostrare subito quello che secondo me, che non capisco niente, è il problema più grande. Il problema più grande di questo film è la sceneggiatura. Questo film non è scritto molto bene. Nel senso, ci sono delle le cosiddette risoluzioni, cioè sono le cose, le situazioni, i turning point che fanno andare avanti il film, le super cazzole che fanno muovere una storia, che sono troppo rapide, sono troppo veloci. Le cose in questo film succedono in maniera troppo frettolosa e forse questa fretta è dovuta al fatto che hanno tanta voglia di arrivare al finale, dove si svelano i cameo dei personaggi, che poi diremo spoiler, attenzione qui spoiler a manetta. E non so, non è che mi aspettassi Guerra e Pace, cioè non è che mi aspettassi la sceneggiatura del Padrino, però forse uno sforzicino in più si poteva fare. Quindi fondamentalmente che succede? Che Deadpool vuole essere più importante. Esatto, lui vuole significare qualcosa per il mondo. E per un personaggio così controverso, che comunque è un killer, mercenario. È un mercenario chiacchierone. Chiacchierone. Non è un brutto punto di vista, anche perché dobbiamo pensare che questo è il primo film Marvel Disney di Deadpool. E Deadpool, cinematograficamente parlando, è un personaggio estremamente metafilmico. Cioè è dentro un film, però è come se lui raccontasse il suo stesso film. E la cosa fighissima di Deadpool in questo film specifico è che lui reagisce all'incontro con altri personaggi che poi diremo perché li ha visti nei film, cioè non perché li ha incontrati nella vita vera, è un fan che incontra questa gente. Quindi ci sta che lui voglia diventare un Avenger, lui lo dice, io voglio diventare un Avenger perché sono nella Marvel. E questo mi ha fatto molto ridere, cioè lui non vuole diventare un Avenger perché ha veramente questo desiderio, lui vuole diventare un Avenger perché dice, ormai sono Marvel Disney, che cosa potrei fare se non l'Avenger? Ma non lo prendono. Ma non lo prendono perché in realtà appunto non ha la purezza dell'Avenger, è pur sempre Deadpool. Se non che anche qui... problema di grande confusione, arriva la TVA che lo porta dal uno dei due villain di questo film, perché ci sono due cattivi in questo film, cioè Paradox. Paradox è un maggiordomo della TVA. No, non è un maggiordomo, è un manager, ok, della TVA, che praticamente vuole più potere. E quindi di nascosto dai suoi capi sta costruendo un MacGuffin, come lo chiama proprio Deadpool. Il MacGuffin nel cinema è un oggetto che serve a qualcosa, ma in realtà nessuno ti spiega bene che cos'è. Una supercazzola. E quindi costruisce questo MacGuffin che serve a distruggere le linee temporali. Quindi praticamente qual è il problema? Il problema è che la realtà di Deadpool, la linea temporale in cui vive Deadpool, deve essere distrutta perché il suo personaggio Ancora, perché scopriamo in questo film che ogni linea temporale ha un suo personaggio Ancora, il personaggio Ancora della linea narrativa di Deadpool è morto. Ed è Logan. Wolverine, che è morto nel film appunto Logan. Quindi senza questo personaggio questa linea narrativa non si tiene più in piedi e quindi va distrutta. Però questo Paradox chiama Deadpool per dirgli guarda, ti do la possibilità di salvarti. Cioè... ti faccio cambiare universo perché per noi tu sei speciale. Cioè praticamente questo è uno spoiler di come Deadpool verrà usato nei futuri film degli Avengers. Infatti vediamo anche una microscena di Thor e Deadpool insieme che poi diventerà un tormentone di questo film. Perché Thor sta piangendo? Lo scopriremo fra 7 anni. No, in realtà ha senso questa cosa perché... ah no, sai che la sto capendo adesso? Pensa quanto sono rincoglionito. La linea temporale di Deadpool è la metafora della Fox. Quindi la Fox è morta, vogliono salvare solo lui. Ah, quindi la TVA e la Marvel. Minchia, sono proprio un rincoglionito. Scusi infermiera, le pilloline di stamattina?
Quindi la Marvel vuole salvare Deadpool dalla morte della Fox, ma in realtà Deadpool vuole rimanere nella Fox, perché nella Fox ci sono i suoi amici, c'è Vanessa, c'è Peter, c'è la signora cieca con cui convive e con cui ha un dialogo esilarante sul fatto che Kevin Feige non vuole che si parli di cocaina nei film Marvel. Wanna do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even forest bump. Do you want to build a snowman? Yes! Ma Deadpool, appunto, che poi è uno a cui piace fare le cose di testa sua, dice no, ve lo trovo io un altro Wolverine da sostituire a quello della mia linea temporale, così la mia linea temporale ha di nuovo la sua ancora. E quindi inizia questo viaggio nel multitempo, non è più il multiverso ormai. No, lui va a cercare diversi Wolverine, ne incontra parecchi che sono tutti omaggi a Wolverine che sono realmente esistiti nei fumetti, c'è quello bassetto. Tra cui c'è un cameo di... No, spoiler. Di chi? Ah, è vero! C'è un noto attore che fa Wolverine, ma non ve lo diciamo perché siamo buoni. Vi roviniamo la festa, se no. Alla fine lui trova un Wolverine, ma è il peggior Wolverine di tutto il multiverso Fox Marvel. Whiskey Dick of the Claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Però non sappiamo perché, e anche il modo in cui più avanti scopriremo il perché questo Wolverine è il peggiore non è particolarmente soddisfacente, perché va proprio a sovvertire quella regola del show don't tell, cioè mostra non raccontare. Invece noi scopriremo perché questo Wolverine è il peggiore con uno spiegone, ovviamente, cosa che non amo particolarmente nei film. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. Il Logan di Deadpool e Wolverine è il Logan di un universo dei fumetti dove lui ha ucciso gli X-Men. Ok. Perché è stato ipnotizzato da Mysterio. Bomba. Vabbè, sarebbe figo, però in realtà non è così nel film. Nel film lui racconta un'altra storia. Nel film lui racconta che sono gli umani che hanno ucciso gli X-Men e lui non era lì a difenderli perché era al bar a ubriacarsi. Questo dice nel film. Invece la sua versione mi piaceva di più. Manda un'email a Kevin Feige, c'ho l'indirizzo kevinfeige@gmail.com. Punto Marvel. Ah, adesso? Ok. Bene. Quindi Deadpool prende questo Wolverine ubriacone, incazzato, grumpy, assolutamente un personaggio negativo, ma figo. L'unica cosa che ci soddisfa è quella fottutissima tutina gialla! La tutina gialla è bella, molto figa. Per tutto il film gli viene chiesto come mai la indossi e appunto alla fine spiega che i suoi vecchi compagni X-Men hanno sempre insistito per fargliela indossare. Lui ha sempre detto di no e quando i suoi compagni X-Men sono morti alla fine ha deciso di indossarla come omaggio ai caduti. Quindi questo Deadpool porta questo Wolverine alla TVA e la TVA in tutta risposta li spedisce nel Void, nel Limbo. Allora il Limbo è dove vengono spediti i personaggi indesiderati, quelli che non servono più. E qui si entra nella parte del film che da una parte mi è piaciuta di più, dall'altra però mi ha spinto una riflessione che dopo vi dico. Allora, in questo Limbo, in questo Void, ci sono dei personaggi della Fox che il cinema non vuole più e vengono presentati come se fossero dei personaggi di Mad Max, veramente. C'è una battuta che si riferisce a Mad Max e anche a Furiosa, molto divertente, ed effettivamente questo ambiente desertico, questi veicoli molto simili a quelli dell'universo di Mad Max, e in questa occasione incontriamo Pyro della primissima saga, anche detto Piro della primissima versione della saga X-Men, Sabretooth, sempre della primissima versione della saga di X-Men, e poi, questo cameo ve lo dobbiamo spoilerare perché è divertentissimo, c'è Chris Evans, ma non nei panni di Cap. La cosa figa è che te lo presentano come se fosse Capitan America, perché a un certo punto tira fuori un braccio da una tunica e ha i colori della tuta di Capitan America e tu dici dai cazzo, ora tira fuori lo scudo e spacca tutto, e invece è fiamma! Non è Capitan America, ma è la
torcia umana dei Fantastici 4 della Fox, film orrendi, e si scopre che a capo di questo universo del limbo c'è un personaggio che non avevo mai sentito nominare, sinceramente, della sorella di Charles Xavier. Ed è cattivissima. Perché? Perché è cattiva, fondamentalmente? Allora, anche qui si gioca con una sorta di metaverso cinematografico. È la sesta volta che provo a dire questa frase. Perché lei è incazzata nera perché il cinema non l'aveva ancora mai usata. Almeno io l'ho letta così, e questa cosa mi ha molto divertito. C'è un personaggio dei fumetti, estremamente secondario, incazzatissimo perché dice: cazzo, a me il cinema non mi ha mai voluto, però in questo film c'è ed è una super cattiva. Ed è il secondo cattivo di questo film. Perché mi concentro su questo fatto che questo film ha due cattivi? Perché secondo me è un difetto di questo film, ma ci arriviamo dopo. Qui il film fa un altro di quei salti facili che non mi sono piaciuti, cioè Deadpool e Wolverine riescono a scappare dal quartier generale di questa tipa che è Ant-Man morto, fondamentalmente. Ma gigante. Anche qua Lore dei fumetti. Esatto, e c'è una battuta molto carina. Si apre il casco di Ant-Man e c'è il teschio di Ant-Man dietro e Deadpool dice: ah, finalmente è invecchiato anche Paul Rudd. Questo fa molto ridere. Quindi Deadpool e Wolverine riescono a scappare dal quartier generale di questa tipa e incontrano un gruppo di reietti della Fox. Questo gruppo di reietti, spoiler, occhio, quindi se non avete visto il film prendete il computer e buttatelo nel cesso. Non c'entra. Invece di spegnerlo, distruggetelo, Cristo! Questi reietti della Fox sono Elettra, che non è Lamborghini, che non è Lamborghini ma è la fidanzata di Daredevil, Blade, Gambit, interpretato da Channing Tatum, e poi spieghiamo perché, come, quando e per cosa, e X-23. Chi è X-23? È la mutante, cioè una versione bambina di Wolverine che abbiamo visto nel film Logan e che è fondamentalmente il motivo per cui Logan è morto. Logan è morto, si è sacrificato per salvare X-23. Quindi questi quattro personaggi reietti della Fox decidono di unirsi a Deadpool e Wolverine per sconfiggere la sorella di Xavier, che si chiama Cassandra, giusto? Qui parte una mia considerazione, perché prima ho detto che questo limbo, questo void, mi è piaciuto come concetto. Cioè mi piace l'idea di un mondo, cioè siamo nel multiverso Marvel o nel multiverso dei supereroi, Marvel, Fox, quello che è. Mi piace l'idea che in questo multiverso ne esista uno in cui ci sono tutti i personaggi che hanno floppato al cinema. È molto divertente. Però scegliere nello specifico questi tre personaggi, cioè Elettra, Blade e Gambit, l'ho vista come una scelta di andare a beccare un certo tipo di pubblico, un certo tipo di demographic, cioè il mio, cioè quelli della mia età, i vecchi. Cioè, nel senso, tu sapevi che Elettra era Elettra? Quando l'hai vista sullo schermo? No. Tu sapevi chi era Blade? Sì. Ma perché hai visto i suoi film? No. Gambit lo sapevi chi era? Sì, perché c'era un giochino dove dovevi indovinare i supereroi. Ok, però non sai la storia di Channing Tatum che doveva fare Gambit. È un fanservice, ma per dei fan adulti, cioè coloro che si sono avvicinati a questo mondo con i film della Fox. Il problema qual è? Che i film della Fox facevano cagare, ce lo posso dire. Anche i primi X-Men a me non è che mi abbiano mai esaltato, c'erano degli effetti speciali abbastanza ridicoli. I Fantastici 4 erano orribili, Daredevil tremendo, Elettra angosciante, Blade non male ma comunque non da dire wow filmoni. Quindi il fatto di omaggiare così tanto un universo cinematografico che sì, ha dato i natali a quello che poi è diventato il cinecomic, il Marvel Cinematic Universe, ma dare troppa emozione, troppa emotività a questi personaggi abbastanza trash mi ha fatto un pochino riflettere. Cioè, per esempio, quando io sullo schermo ho visto Blade ho iniziato a urlare come una ragazzina a un concerto di Justin Bieber. Tu no. Quello che sto cercando di dire è che è un'esperienza cinematografica non particolarmente collettiva.
Cioè c'è un'intera generazione di pubblico che si è avvicinato a questi film che non ha idea che Jennifer Garner abbia fatto un film su Elektra, interpretando Elektra. E tra l'altro c'è addirittura una battuta su Daredevil, che era interpretato da Ben Affleck, che è l'ex marito di Jennifer Garner. Sono cose che posso capire io, ma lui no. Quindi mi chiedo, è un fanservice talmente di nicchia che non ho ancora capito se mi è piaciuto o no. Allora, intanto che parla il vecchio, vi dico che Deadpool è per giovani. Cioè, chiudiamoci in camera e diciamocelo. Deadpool è per noi, è per giovani. Fa sesso anale, dice le parolacce. È per noi, riprendiamoci Deadpool. Bene, dopo questo momento adolescente, torniamo al vecchio nostalgico, che qua sta blaterando come sempre. Gran finalone in cui battaglia girata molto male, secondo me, quella in cui questi personaggi combattono contro, non si capisce niente. Ah, torniamo un attimo a Gambit di Channing Tatum. Channing Tatum per 10 anni forse è stato collegato a un film su Gambit. Il problema è che il film su Gambit lo volevano fare nel momento di massimo apice del Marvel Cinematic Universe, quindi sarebbe stata una merda tipo Morbius, e hanno deciso di non farlo. Però ti devo dire che, a parte che l'hanno reso un personaggio estremamente comico, quasi idiota, però il modo in cui combatte queste carte che esplodono è ganzo, devo dire che è abbastanza figo. Quindi finalone in cui alla fine riescono a vincere, tutto bene quel che finisce bene, nel senso riescono a sconfiggere tutti e due i cattivi. Perché dico che due cattivi in questo film sono un problema? Perché hanno lo stesso scopo. Ma chi è il secondo? Cassandra. Il primo è Paradox. Ah, ok. Il secondo è Cassandra. Non abbiamo visto lo stesso film. Anche lui stava limonando con uno vestito da Deadpool, non si sa neanche chi era. E questi due cattivi hanno lo stesso scopo, cioè distruggere le timeline. Avere due cattivi con lo stesso scopo non può funzionare, assolutamente, perché semplicemente uno passa il timone del villain all'altro e ha poco senso, secondo me. Questa è bene o male la trama e i lati estremamente positivi di questo film, come ho detto all'inizio, sono il senso dell'umorismo. Si ride veramente tantissimo, c'è una quantità di battute sulla Marvel che mi ha fatto godere da matti, perché la cosa bellissima di questo film, secondo me, è che Deadpool è noi. Cioè Deadpool parla come parlerebbe un qualsiasi fan della Marvel che negli ultimi... Deluso ma ironico. Sì. Quindi le battute sul multiverso che non funziona, oppure quando porta Wolverine nella Marvel e gli dice: mi dispiace di averti portato qui nel momento più basso della Marvel, ci sono stati tempi migliori. Questo è molto divertente perché sono cose che pensiamo tutti, e mi ha fatto piacere e ridere sentirle in un film di questo livello, perché stiamo parlando veramente forse del film di più alto budget dell'estate. Sì. Wolverine è fantastico in questo film, è fantastico perché è veramente una bestia. Cioè, finalmente un Wolverine che se ne frega del suo lato umano ed è violenza allo stato puro. C'è una scena in cui Deadpool e Wolverine si picchiano in una macchina che è violenza assolutamente gratuita, anche perché lo sanno che non possono uccidersi, però hanno il gusto di farsi del male a vicenda ed è una figata. E poi, ragazzi, questo lo dobbiamo spoilerare perché io non godevo così tanto al cinema da Avengers Endgame. Ensemble, esatto, e ho goduto per una cazzata, questo dimostra quanto sono anziano. C'è un momento in cui Wolverine si mette la maschera, proprio la maschera, quella del fumetto tradizionale, io li ho goduto come un pazzo, anche se in realtà da quando si mette la maschera la qualità visiva del film cala tantissimo, perché poi la parte alta della maschera l'hanno dovuta animare in CGI con gli occhi, e c'è una specifica scena in cui lui si mette nella sua classica posa e sembra quasi un fermo immagine da quanto è CGI, è terribile.
Comunque, Hugh Jackman tornerà a essere Wolverine per 90 anni. Deadpool dice a Hugh Jackman che lo spremeranno a fare Wolverine fino ai suoi 90 anni. È molto divertente. Nel film lui dice di no, è probabilmente vero. Però ci si chiede come verrà usato Deadpool nei futuri film della Marvel, che sappiamo essere Avengers Doomsday e Secret Wars, e dove però alla fine con le varianti e il multiverso vale tutto, vale assolutamente tutto. C'è un'altra cosa di questo film che non mi è particolarmente piaciuta. Allora, ho visto, io non sono un grandissimo lettore di fumetti americani, e so che tutte quelle varianti di Deadpool che noi vediamo nel film, nei fumetti effettivamente esistono. Quello che però non mi è piaciuto è come sono arrivate nel film. Mi avrebbe fatto molto più ridere se lui li avesse incontrati nel vuoto, nel limbo, e si fosse reso conto di quanto Deadpool sia un personaggio, tra virgolette, inutile nel contesto cinematografico dei supereroi. Perché appunto quello è un mondo in cui vanno i flop. E Deadpool è sempre stato un personaggio molto a rischio flop, e questo sottolinea anche i meriti di Ryan Reynolds, che ha fatto un ottimo lavoro. Allora, è un film quasi staccato dai primi due. È veramente un'orgia di fanservice questo film. Molto divertente, filmicamente niente di che non prosegue la storia di Deadpool e non anticipa le storie future. E questo a me non è dispiaciuto. C'è un film a sé stante, potete andarlo a vedere e godervelo senza stare a pensare cosa è successo prima e senza preoccuparvi di quello che succederà dopo. Ovviamente l'unico grande riferimento a un qualcosa di già fatto è la TVA, nel senso, se non avete visto Loki non capirete un cazzo. È un film che a me ha divertito molto, ha i suoi 100.000 difetti, però a differenza di tante esperienze Marvel, soprattutto Infinity War, Endgame e i film di Spider-Man, su certe cose non ho vissuto con te quella condivisione lì, quell'emozione di dire oh cacchio Andrew Garfield, oppure Tobey Maguire, o l'emozione in Endgame di veder ritornare tutti i blippati di Thanos. Questo è un film che spacca le generazioni. Dalla Marvel non me l'aspettavo. Non ho ancora capito se è una cosa che mi è piaciuta o no. Una cosa che non ho capito sinceramente è sui titoli di coda, quel momento estremamente nostalgico nei confronti della Fox, tra l'altro con una canzone che per i vecchi come me è devastante, cioè Time of Your Life dei Green Day, e dove c'è questa malinconia, ma nei confronti di cosa esattamente? Cioè nei confronti del kitsch? Nei confronti di chi? Di cosa? Forse un grandissimo omaggio a Hugh Jackman e al fatto che lui è nato per fare Wolverine. L'ho trovato un po' scorretta da un certo punto di vista, perché emoziona molto di più la canzone che non quello che vedi. Per dire, sono bloopers di vecchi film della Fox, ma sono film che dobbiamo veramente recuperare con tanta malinconia? Quindi un giorno guarderemo indietro con malinconia a Madame Web? No. Perché no? Guarda che livello più o meno tra Madame Web e i Fantastici 4 ci manca poco. Ma io dico X-Men. Sì, va bene. Quindi Deadpool e Wolverine al cinema, per noi è consigliato. Film più per vecchi che per giovani, secondo me. E ci abbineremo un drink dedicato a Hugh Jackman. Una limonata. Un'ottima limonata. Perché ho pensato, siccome è un film per vecchi, almeno l'abbinamento ce lo possiamo condividere senza barriere generazionali. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione. Buona bevuta. Buone seghe e ci vediamo alla prossima. Buone chimichanga e non fermatevi alla prima.